Palmanova, la città stellata. Dal 2007 le sue fortezze sono patrimonio dell'UNESCO. Qui si snoda un'importante rete viaria tra la 4 e la 23. Ci sono un sacco di cose da vedere, importanti siti storici. E soprattutto i suoi treni non sono niente di che. Infatti la linea in cui si trova questa stazione è in gran parte a binario unico, le numerose fermate intermedie che c'erano sono state tolte, la linea per San Giorgio di Nogaro è stata tolta e il bus sostitutivo, cioè percorso al giorno, allunga addirittura il percorso andando a Tor Viscoso, una fermata che non era prevista. Quindi, insomma, noi abbiamo una stazione, come possiamo vedere, piuttosto fatiscente per una città che dovrebbe essere ben servita dai servizi di trasporto pubblico. La linea che andava a San Giorgio di Nogaro, che visiteremo, era una linea a binario unico, come molte linee secondarie, era a scartamento ridotto e ovviamente non era elettrificata. Quindi andiamo a visitare questa mitica linea, da molti dimenticata. La storia di questa ferrovia si intreccia con quella della Venezia-Trieste. Il primo tracciato proposto, apparso il 14 dicembre del 1865, passava lontano dalle città. Su richiesta di esse venne modificato. Poi il re Umberto I autorizzò la costruzione di 1530 km di linee ferroviarie secondarie, con il concorso alle relative spese da parte dei comuni interessati. Ma la situazione si blocca e la società veneta decise di investire e creare i primi collegamenti da San Giorgio di Nogaro a Palmanova, Udine, Latisana e Cervignano. Siamo in arrivo a Bagnaria Arsa. Ok, siamo arrivati alla prima e unica fermata ufficiale della ferrovia Palmanova-San Giorgio di Nogaro, ovvero Bagnaria Arsa, che è qui alle nostre spalle e, secondo le ultime indicazioni, è una casa privata, quindi non voglio avvicinarmi troppo, però al momento appare abbandonata. Comunque questa stazione è relativamente vicina a quella di Palmanova, che è qui, insomma, accanto, è molto più lontana rispetto a quella di San Giorgio di Nogaro. Bisogna però considerare che tra Bagnaria Arsa e San Giorgio di Nogaro praticamente non c'è niente, solo campi, quindi una fermata in più non avrebbe avuto alcun senso. È molto bello vedere che ci sono ancora i cartelli, complice anche forse la chiusura abbastanza vicina nel 97. Comunque io direi di proseguire verso la prossima stazione, che se vogliamo essere precisi sarebbe San Giorgio di Nogaro, però a questo punto prolunghiamo anche per Tor Viscoso. Forse a causa della presenza di una sola fermata, Bagnaria Arsa, la linea non ebbe mai successo. Durante la prima guerra mondiale la linea si trovò proprio a ridosso del fronte e nella seconda guerra mondiale subì numerose incursioni dell'aviazione inglese. L'obiettivo prioritario era quello di colpire convogli in sosta e distruggere il ponte sul fiume Corno, senza mai riuscirci, escludendo qualche piccolo danneggiamento. Negli anni 50 arriva l'elettrificazione a San Giorgio di Nogaro, ma non nella linea per Palmanova a causa del basso traffico. Alcuni treni si fondevano a Palmanova con quelli della linea Udine-Cervignano. Il terremoto del 76 non interessò la linea, ma fu utile per mandare delle carrozze a San Giorgio di Nogaro. Non saremmo dovuti essere in arrivo a Tor Viscoso. Ok, siamo alla penultima tappa del nostro viaggio e siamo alla stazione di Tor Viscoso. Come abbiamo detto poco fa, e siamo qui non perché la ferrovia arrivava qui, qua infatti questa è la Venezia Trieste, non è la Palmanova San Giorgio di Nogaro, bensì siamo qui perché l'autobus sostitutivo ferma qui circa, in realtà ferma al centro di Tor Viscoso, non qui, anche perché è un piazzale abbastanza desolante. La stazione comunque non è devastata, però ecco, non è certamente in uso da non so quanti anni, sinceramente dovrei andare a vedere, però effettivamente è abbastanza carino il panorama da qui, insomma, per un appassionato di ferrovie, per uno che non sa niente, effettivamente questo è soltanto ferro messo lì a caso. Noi adesso ci accingiamo verso il capolinea della nostra avventura, ovvero San Giorgio di Nogaro. Dopo il terremoto i treni perdono ancora più passeggeri e alla fine degli anni 80 circola solo una corsa al giorno per direzione. Un'ulteriore mazzata la diede l'apertura dello scalo di Cervignano e i treni merci quasi si azzerano.
Dal 1997 il servizio passeggeri chiude inosservato, ma qualche tradotta merci rimane fino al 2004, anno di chiusura definitiva. Trenitalia, interpellata sulle motivazioni della chiusura e sull'eventuale futuro della linea, rispose che ormai il traffico, sempre minore, massimo 50 persone a corsa, e i costi sempre maggiori, dimostrano che la linea ha perso ogni utilità. Siamo in arrivo a San Giorgio di Nogaro. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Come abbiamo detto prima, siamo alla stazione di San Giorgio di Nogaro, che è comunque usata, come possiamo vedere, dal treno regionale in attesa di ripartire alla volta di Trieste, presumo. Questa è una stazione comunque piuttosto usata, non è che ci sia molto da dire, ferma anche un Frecciarossa. Però, prima di concludere, voglio dirvi due cose giusto per concludere sul futuro della ferrovia. La Palmanova San Giorgio di Nogaro è definitivamente morta, gli utenti erano talmente pochi che non aveva alcun senso né prima né ora. Però, di recente, è stato oggetto di discussione l'acquisto del sedime ferroviario per costruirci una pista ciclabile. Quello là è ormai l'unico futuro possibile per quella linea e su questo sono certamente d'accordo. Grazie per aver visto questo secondo episodio di Ferrovie Abbandonate e ci vediamo alla prossima!